nuovo video. In questo video vi faccio una faccetta del giorno del trucco io resto a casa e vi volevo far vedere i prodotti che ho utilizzato. Innanzitutto per le sopracciglia, non ve la nomino più, la matita di Kiko. E un attimo che prendo il tovagliolo. Non ci si tocca il naso con le mani, mi raccomando. E vi volevo far vedere i prodotti che ho utilizzato. Come per definire sopracciglia e fissarle, il Tattoo Brow, quello di Shogun. Io non lavoro più per Shogun. Non mi sentivo di continuare questa avventura. Non me la sono sentita, sinceramente, con questi chiari di luna. Inoltre ho deciso appunto di accettare un'altra offerta da un'altra azienda e per correttezza ho voluto, visto che comunque non avevano prodotti simili tra di loro, non ho voluto continuare con la Shogun e ho voluto partire, vedrete quando sarà possibile appunto con la Nyon Co uno spacchettamento, però ho iniziato a lavorare per la Nyon Co. E andiamo a Tattoo Brow di Shogun, perché si consumano i prodotti, in questo sono d'accordo. Andiamo al correttore che ho utilizzato, che è questo. Il primer che ho utilizzato, sto veramente portando a fondo il Soft Ochre di MAC. E vi devo dire, come primer non mi ha fatto grande effetto, come non me ne ha fatto il primer, l'ho trovato uniformante, ma non mi ha fatto grande effetto per quanto riguarda esaltare gli ombretti, quindi vi dico lo porto a termine, ma finirò altri primer che ho in uso molto più low cost e che magari mi hanno soddisfatto di più per alcune cose. Quindi non ve lo faccio vedere perché ormai lo conoscete, scavatissimo, in condizioni che sta veramente finendo. Per quanto riguarda gli ombretti, andiamo a cosa ho utilizzato, la Topaz. La Topaz era una delle spese, se vogliamo dire high end, che ho fatto per quanto riguarda le palette. La spesa maggiore l'ho fatta con la palette Saltry di Anastasia Beverly Hills. Vi farò vedere un trucco con la Saltry, ma oggi non ho voluto fare un trucco con voi, ma ho voluto farvi una faccetta del giorno per descrivervi i prodotti. Magari, se avete dei prodotti equivalenti anche low cost, potete trarre ispirazione perché ci dobbiamo curare. Vi faccio vedere questa palette, che è questa. Ho utilizzato il color Senape, poi ho utilizzato questo color marrone un po' più scuro e poi ho utilizzato il bronzo. Un trucco on the go molto semplice, molto caldo, come lo volevo io oggi. Per quanto riguarda il viso, ho utilizzato come primer viso, ho utilizzato il Super Fruit Extract. Io, ripeto, sto portando a fondo senza fare acquisti ulteriori, anche per questo ho voluto non avere obblighi di spese mensili, di acquisti mensili, e quindi mi sono voluta appunto, ho voluto evitare questa collaborazione con la Shogun, anche per non avere obblighi in questo tempo di crisi di acquisti mensili, perché sinceramente non sto acquistando niente, vi dico la verità, per terrore appunto nel contatto con i corrieri. Non sappiamo con chi sono stati a contatto, se sono portatori, quindi io sinceramente faccio fare la spesa a mio marito nel market e basta, mi limito a questo. Le cose essenziali, perché di cose frivole ne abbiamo e anche abbastanza. E questo Super Fruit Extract dà non un tono glitter, ma sicuramente un tono più luminoso al nostro trucco. Questo fondotinta mi sta piacendo. In che senso? Mi sta piacendo nel senso che sto
apprezzando con il giusto pennello la performance. Ce ne vuole veramente poco, è coprente, abbinato con la cipria che vi ho fatto vedere ultimamente, a cui ho fatto pure il buco, e questa è una grande soddisfazione per una make-up addicted fare il buco nei prodotti. E veramente possiamo dire che mi ci sono trovata bene. La base è perfetta. Invece, per la vostra gioia, vi propongo come blush per il trucco viso il Burn Me Up di Essence. Chi non lo conosce e chi non ce l'ha, perché l'abbiamo veramente tutti. Io l'ho voluto utilizzare perché è un bellissimo color biscotto, un bellissimo color rosa biscotto, veramente che si può prestare a vari trucchi da giorno. Io lo adoro e l'ho voluto utilizzare come contouring. Come ben sapete, non ve lo racconto più, il buco si sta allargando e quindi stiamo portando avanti questa bellissima palette contouring. Sicuramente non finirò questo per settare appunto il correttore, però magari le altre due cialde le portiamo alla fine? Sì, assolutamente sì, perché noi dobbiamo terminare tutto. Andiamo a un illuminante high-end, ma chi ha comprato da Kiko sa che appunto esistono degli illuminanti dorati del genere. E io ho utilizzato quello di Jeffree Star King Tut, che potete appunto, di cui potete vedere la luce, che è qualcosa di meraviglioso. È stata veramente una spesa costosa, quindi vi dico, è tanto illuminante. Ragionateci su, se non siete make-up artist, magari vi dico la verità, pensateci un poco, però li vale tutti quei soldi, prima di tutto perché costa 31 euro, ma ha tutta questa grammatura enorme di prodotto, quindi non lo finirete mai. Ma io l'ho utilizzato, come potete vedere dal centro, l'ho veramente utilizzato, mi ci sto trovando meravigliosamente. Per questo trucco caldo è l'illuminante perfetto. Per le labbra non vi dico più la mia combo ciglia perché la conoscete tutti. Per le labbra ho voluto far utilizzare una matita che non avete mai visto, la Chicory. Ma chi fa spese da Wycon o da Kiko o Astra, per esempio, magari questa matita calda la possiede e quindi potete utilizzarla. Io l'ho utilizzata e ho utilizzato questo che mi è stato gentilmente regalato da Mili Makeup, che ringrazio sempre tanto dei suoi pensieri. Questa tinta è una tinta color cannella, molto molto bella. Dirvi se mi dura, su di me le tinte non durano, però per portarla a casa mi va più che bene. E per consumarla, magari per andare a fare la spesa, sono tinte che comunque utilizzi volentieri. Ci sono gli equivalenti che costano di meno da Wycon, ci sono equivalenti che costano il prezzo di 4 euro su da Astra, quindi vi ho dato anche un'alternativa molto low cost. Se avete un colore simile di queste marche low cost, correte a rispolverarlo e truccatevi nel modo in cui mi sono truccata io. Bene, ragazzi, ho terminato con questa carrellata di make-up utilizzato un po' high-end, un po' low cost. Oggi ho voluto fare un trucco un po' più sofisticato. Mi raccomando, se siete make-up addicted e avete fatto delle grandi scorte nei mesi precedenti a seguito delle collezioni, il make-up consumatelo perché ne vale la pena. Perché dobbiamo vincere anche questa situazione con una buona ondata di buon umore. E quale occasione migliore per mostrarsi al meglio e fare un bel sorriso. Io vi invio tanta positività, vi invio un bel sorriso. Spero che questo video vi abbia intrattenuto. Vi mando un bacione e alla prossima. E non dimenticate, state a casa e statemi bene. Ciao!